Quel 3%, cari signori, lo dobbiamo ignorare almeno per un periodo temporaneo. Fusaro, tutti, no? Aspetti, adesso lei replica. Io saluto con entusiasmo tali affermazioni perché rivelano che finalmente il Movimento 5 Stelle prende realmente a difendere le due classi oppresse oggi, che sono il ceto medio imprenditoriale nazionale e il ceto lavoratore nazionale, sicché occorre ripartire dall'interesse nazionale che echeggiava nelle parole di Maio. Secondo punto.